Passiamo all'oggetto numero 5, stabilizzazione personale sanitario che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid. Interroganti sono i consiglieri Meloni, Bori, Bettarelli e Paparelli. Illustra l'interrogazione. Capogruppo Meloni, prego. Grazie Presidente, ma siamo tornati più volte su questo tema delle stabilizzazioni, quindi sintetizzerò anche la nostra mozione. Intanto partiamo dall'approvazione della legge di bilancio 2022 che prevedeva appunto una serie di procedure per la stabilizzazione del personale sanitario che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid. Anzi, diciamo che questa norma prevede che si possano stabilizzare tutti gli operatori sociosanitari che abbiano maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui 6 mesi nel periodo che intercorre tra il 30 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, quindi poco prima, diciamo, della pandemia. Ora, la procedura di stabilizzazione, come sappiamo, può trovare applicazione dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Ora, alcune regioni, senza poi sempre citare quello che fanno gli altri, ma tanto per prenderli a modello, visto la situazione difficile in cui oggi versano e si trovano tutti gli operatori sanitari a tutti i livelli, anche per l'affaticamento e dovuto appunto alla pandemia, alcune regioni, dicevo, tra cui il Lazio, la Liguria, la Puglia, il Piemonte e la Calabria, hanno già avviato le procedure di stabilizzazione, oppure hanno fatto addirittura stipulato degli accordi con le organizzazioni sindacali anche per internalizzare tutta una serie di servizi sociosanitari. Ora, inutile tornare sul fatto che la pandemia lascia, diciamo, degli insegnamenti importanti sulla qualità della medicina, sull'importanza del servizio sanitario pubblico, sulla possibilità di potersi curare più vicino a casa, sul fatto che il nostro personale sanitario è comunque sfiancato da doppi turni e sulle grandi difficoltà che il mondo della sanità ha vissuto in questo periodo. In Umbria noi abbiamo 976 operatori sanitari reclutati nel corso dell'emergenza sanitaria. I precari sono complessivamente 869 tra medici, infermieri e altro personale. E anche la federazione, il sindacato dei medici dirigenti, oggi ci ricorda che mancano 285 medici, di cui 69 primari. Ora, l'accordo firmato tra la Regione e i sindacati lo scorso mese di giugno ha fatto sì che 350, diciamo, di questi contratti, quindi circa un terzo del totale, siano stati prorogati fino al 31 dicembre 2022. Questo ovviamente non risolve, o perlomeno risolve soltanto parzialmente, la questione che stiamo sottoponendo e sicuramente purtroppo non risolve definitivamente, diciamo, la forte compressione del sistema sanitario regionale, la forte compressione a cui sono sottoposti i medici e anche le lunghe liste d'attesa. Quello che però ci preoccupa, diciamo, particolarmente è l'email trasmessa dal direttore generale della sanità il 26 agosto, quando invia i direttori generali delle due ASL e delle due aziende ospedaliere in cui si rimarca il fatto che non si possano fare in questo momento delle assunzioni perché ci deve essere un piano di azione di rientro dello sforamento. Ora, questo ci fa pensare che ci sia un blocco immediato e totale delle assunzioni e ci preoccupa per non solo il livello di assistenza generale dei cittadini e delle cittadine umbre, ma anche per lo stato di salute del sistema economico, del bilancio economico del nostro sistema sanitario regionale, che, lo voglio ricordare sempre, fino al 2018 è stato tra i più virtuosi d'Italia. Ora, noi riteniamo che sia una questione di etica e di responsabilità verso chi ha prestato servizio durante la pandemia, ma anche che sia, e quindi con il giusto riconoscimento a tutti gli operatori sanitari, ma anche
la necessità di assumere nuovo personale per far fronte a tutte le richieste che arrivano dall'Umbria e riteniamo che non ci sia più la possibilità oggi di fare dei rinvii, perlomeno quantomeno di avere un cronoprogramma adeguato che ci dica dove vogliamo andare. Quindi chiediamo appunto alla Giunta regionale di capire come intende procedere sul lato assunzioni, come ovviamente sta la, in salute il bilancio o meno del sistema sanitario regionale e anche di capire, visto che spetta alla Regione, stabilire i criteri di priorità delle assunzioni del personale, quanti siano effettivamente coloro che rientrano nella casistica stabilita anche dal decreto nazionale, considerando anche che l'Umbria è sempre stata una regione virtuosa anche dal punto di vista della formazione, proprio per l'alta qualità della nostra facoltà di medicina. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. In coerenza con il percorso di stabilizzazione del personale delle aziende sanitarie intrapreso dalla Regione Umbria, con numerosi accordi sottoscritti negli anni 2020, 21 e 22 per l'applicazione dell'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 75, legge Madia, è stato recepito l'accordo sottoscritto con le OSS, associazioni di categoria, finalizzato alla valorizzazione del personale, comparto e dirigenza, che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 negli enti del Servizio Sanitario Nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 1,268 della legge 30 dicembre 2021, numero 234, mediante la procedura da attivare tramite pubblicazione di avviso per raccogliere manifestazioni di volontà degli interessati. L'accordo sottoscritto consente l'applicazione da parte delle aziende sanitarie nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dell'articolo 11,1 DL35/2019 convertito con legge 50/2019 così come definiti per ciascuna azienda del socio sanitario con DGR581 ed in coerenza con i piani triennali del fabbisogno del personale. Questo per dire che i limiti di costo, i limiti di spesa e i tetti per quanto riferito al personale sia del comparto che della dirigenza medica esistono ancora e sono ben definiti e il MEF li tiene ben monitorati. L'accordo traccia anche l'iter attuativo. Le aziende condividono lo schema di avviso procedendo alla pubblicazione del medesimo finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse alla stabilizzazione del personale precario ex articolo 1,268. A seguito della ricognizione, le stabilizzazioni saranno operate dalle aziende fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi all'articolo 11,1 decreto legge 30 aprile 2019 numero 35, convertito con modificazione della legge del giugno del 2019 numero 60. Così definiti per ciascuna azienda del Servizio Sanitario Regionale con DGR 581, nonché nel complessivo quadro di sostenibilità economica finalizzato al conseguimento dell'equilibrio di bilancio. L'iter è in corso, le aziende hanno condiviso lo schema di avviso unico da pubblicare per le manifestazioni di interesse. Nel frattempo, come previsto dall'accordo, le aziende hanno prorogato i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti interessati alla procedura. Secondo i dati conoscibili dalle aziende, aggiornati recentemente, gli interessati alla procedura dell'articolo 1,268 sono pari a 189 per le aziende USL e 117 per le aziende ospedaliere. Solo per la pubblicazione dell'avviso il dato numerico potrà essere certo. Per quanto riguarda il comma 268 lettera C, si evidenzia gli interinali appunto, si evidenzia che presso le aziende USL sono presenti 11 operatori e nell'azienda ospedaliere 32. Per quanto riguarda il riferimento che è stato fatto alla lettera, alla circolare del direttore generale, era uno stop provvisorio per fare il punto della situazione, non era uno stop definitivo alle assunzioni, in quanto come ho già detto questo avverrà a fine anno con le stabilizzazioni conseguenziali nel rispetto dei tetti datici del Ministero dell'Economia e Finanza e dalle norme e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio che dovrà essere evidentemente conseguito. Grazie. Grazie Assessore.
Prego consigliere Meloni per la replica. Per la risposta puntuale, ma diciamo che come dire, una risposta quasi preannunciata, perché immaginavo e immaginavamo probabilmente che lei prendesse tutto il tempo a disposizione fino al 31 dicembre 2023 per le proroghe o per eventuali stabilizzazioni, che è il termine peraltro consentito dalla legge. Ci teniamo però a sottolineare che purtroppo diciamo, rispetto a quell'arco temporale più lungo, che è dicembre 2023, manca ancora più di un anno, e quindi noi vorremmo che, come dire, si massimizzasse prima possibile tutto quello che si può fare per stabilizzare più persone possibile prima di arrivare al tempo massimo di scadenza, proprio perché ogni giorno riceviamo e ogni giorno vediamo, ma tocchiamo con mano, le difficoltà che vivono non soltanto gli operatori sanitari, dai medici dirigenti agli OS, a tutti coloro che gravitano nel mondo della sanità, ma anche i pazienti e le persone che oggi in Umbria purtroppo non riescono a accedere a quei servizi primari per in tempi purtroppo adeguati e celeri. Ovviamente sappiamo che esistono dei tetti di spesa massimi, ma possiamo anche confermare che fino almeno al 2018 al tavolo degli adempimenti tutti i verbali che sono stati diciamo, stilati dal Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero della Salute insieme alla Regione dell'Umbria hanno dato sempre diciamo, esito virtuoso per la Regione dell'Umbria. Quindi mi auguro che noi possiamo procedere in quella direzione dando efficienza che è fatta da come dire, potenziamento della sanità, riduzione dei tempi d'attesa, efficienza del servizio nei confronti dei cittadini, accessibilità alla sanità pubblica e anche conti ovviamente in ordine. Quindi noi continueremo a monitorare questa situazione perché questo è un diritto primario per tutti i cittadini e speriamo che diciamo si possa fare più in fretta e che veramente quella circolare sia uno stop provvisorio, che si possa fare una ricognizione prima possibile per dare diciamo vita altrettanto prima possibile a tutta una serie di stabilizzazioni per chi non solo ha lavorato duramente durante anche la pandemia abbia il giusto riconoscimento, ma anche proprio per poter accedere a questo diritto alla salute per tutti i cittadini dell'Umbria. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 6, ritardi adozione calendario venatorio 2022-2023. Prego consigliere Bettarelli. Grazie, mi sono spostato per vedere anche l'assessore, credo sia anche più corretto parlare da qua quando si fanno interrogazioni come consigliere. E la questione riguarda appunto i ritardi nell'adozione del calendario venatorio 2022-2023, che finché non ci ha messo mano il TAR, tra virgolette, risolvendo e dirimendo la questione, hanno comunque creato una serie di sguidi, di contrattempi rispetto a quello che era il calendario venatorio, che fra l'altro la nostra commissione consiliare aveva fra l'altro votato all'unanimità. Tutto questo, questa serie di passaggi che sono stati sintetizzati nell'elaborato e nascono da un disguido di fondo, dalla mancata approvazione in giunta del calendario venatorio che di fatto è avvenuta solo il 5 di agosto con la delibera regionale numero 815, appunto del 15 agosto. Nonostante la legge quadro, che è la 157 del 92, sancisca al comma 4 che le regioni, sentito l'Istituto per la Fauna Selvatica, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario venatorio e il regolamento relativi all'intera annata venatoria e via dicendo. Quindi questa discrepanza fra la data del 15 giugno e del 5 agosto ha fatto sì che ci fosse temporalmente la possibilità appunto nei 60 giorni legittimi ovviamente di presentare ricorso, ricorso che hanno presentato diverse associazioni e che di fatto ha portato alla sospensiva del TAR, che poi in prima istanza sarebbe dovuto riunire il 4 ottobre, poi anticipando per fortuna per dare comunque una risposta
al 20 settembre, dando quindi una risposta, ripeto, ma seppur tardiva. Questo iter procedurale, che ovviamente siamo nella sede del Consiglio, quindi è sì procedura ma è anche politica e ovviamente amministrazione, ha creato una serie di malcontenti legati alla impossibilità di sapere in maniera definitiva e certa quale fosse la data di apertura fissata per il 18, che poi però il 18 non è potuta essere. In questo clima si è mescolata la questione, non voglio andare su dettagli, come dire, particolarmente spinosi, ma la questione della preapertura alla Tortora, che tutti hanno avuto modo di vedere quello che ha comportato. Tra l'altro l'assessore aveva chiesto in commissione se si potesse, se era, come dire, anche legittimo, ma utile, consono, pensare che un cacciatore dovesse andare a caccia con uno smartphone e caricare le tortore nel momento in cui a cui sparava. In quel momento, soprattutto in una regione come la nostra in cui non c'è segnale telefonico, e la risposta che mi aveva dato l'assessore, poi confermata dalla delibera del 26 agosto, è proprio quella che sì, dove non c'è segnale non c'è caccia. Quindi, e concludo, credo che anche quest'anno la questione caccia, calendario venatorio, ha creato molti disguidi, un gran malcontento fra chi la caccia la fa per, ovviamente, per sport, e lo fa come insomma, con attenzione, pagando anche cifre importanti e aspettandosi quindi delle risposte, soprattutto aspettandosi una calendarizzazione certa. E in buona sostanza, quindi, la domanda è piuttosto semplice: a fronte di un quadro articolato e molto importante di malcontento, quindi chiedo all'assessore quali siano le cause che hanno portato ad un ritardo nell'approvazione del calendario venatorio 2022-2023, causando di fatto la sospensione dell'inizio dell'attività venatoria nella nostra regione. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Grazie presidente. Ma il consigliere Bettarelli mi permetterà innanzitutto di dare una risposta sulla questione preapertura Tortora, semplicemente rimarcando che il consigliere Bettarelli è persona fin troppo attenta e consapevole del proprio ruolo e del dovere di informazione che il proprio ruolo comporta, quindi sono certo che non ignorerà il fatto che le modalità previste per la preapertura alla Tortora non le ha sancite la Regione dell'Umbria, ma era l'unica modalità che poteva consentire la preapertura. Quindi siamo ben consapevoli dei disagi, delle limitazioni che quella modalità comportava, disagi e limitazioni che sono state adeguatamente rappresentate anche alle associazioni venatorie, le quali all'unanimità hanno deciso di non rinunciare alla preapertura e comunque assolverla. Il compito della Regione dell'Umbria era quello di predisporre, nel rispetto delle indicazioni comunitarie del piano di gestione nazionale, quelle che erano le modalità e i meccanismi atti a consentire la possibilità di fare la preapertura. Senza di quelli la preapertura non si sarebbe potuta svolgere, perché sa bene che le norme impongono un carniere limitato al 50% rispetto alla media degli abbattimenti del periodo 2014-2018 e impongono altresì l'adozione di un sistema di monitoraggio che preveda la possibilità di interrompere l'attività venatoria al raggiungimento del carniere. Quindi la tecnologia è stato un ausilio imprescindibile per consentire in tempi reali la sospensione dell'attività venatoria e il raggiungimento del carniere. Questo è quello che è stato fatto dalla Regione dell'Umbria. Per quanto attiene invece il merito della sua interrogazione, ma concordo assolutissimamente sul fatto che è buona prassi procedere ad un varo del calendario venatorio entro i termini che lei ha richiamato, sanciti dalla 157. Quest'anno siamo andati un po' più lunghi rispetto a tale tempistica,
al pari di altre regioni, perché se vuole vi posso dire che il Lazio lo ha fatto il 1 di agosto, la Toscana il 18 luglio, il Veneto il 5 di agosto, le Marche il 1 di agosto, la Puglia il 25 luglio, la Calabria addirittura dopo di noi perché il 10 di agosto, il Piemonte il 15 luglio, quindi come vede un po' tutte le regioni si sono dilatate nei tempi di approvazione dei rispettivi calendari venatori. La motivazione è stata quella della ricerca di una sintesi che potesse coagulare il consenso di tutte le associazioni venatorie. In particolare c'è stato un dibattito piuttosto acceso sulla data di apertura della caccia al cinghiale, però credo che il calendario venatorio, grazie anche a questo sforzo, sia un calendario venatorio che ha goduto e gode del consenso di tutte le associazioni venatorie, e questo in omaggio ad una volontà di condivisione che sta ispirando e orientando l'azione dell'assessorato. Quindi l'impegno naturalmente, proprio in ragione di quanto ho avuto modo di dirle, quindi nel condividere la necessità di approvare in tempi congrui il calendario, è naturalmente elemento di attenzione per quanto riguarda la stagione 23-24. Naturalmente questo ritardo solo in parte possiamo dire che abbia influito sull'esito del ricorso presentato da un gruppo di associazioni ambientaliste, perché l'udienza poi fatta dal TAR in data 20, come lei ben sa, ha ripristinato la piena validità e efficacia del calendario venatorio, quindi forse quei vizi che avevano portato alla sospensiva e al ricorso non erano poi così forti e fondati, insomma, quindi credo che il merito della questione sia questo. Grazie. Grazie Assessore, prego consigliere Vettarelli per la replica. Replica veloce, sulla preapertura è evidente che gli elementi fanno seguito a quelle che sono le direttive, vanno recepiti. Credo che, come ho detto anche in sede di commissione, sapendo quale fosse la volontà, se la volontà era la preapertura, avremmo potuto mettere mano ad una soluzione migliore. So che anche altre regioni utilizzano questa modalità, ma chi è andato a caccia e comunque chi conosce il mondo della caccia però sa che questo sistema, onestamente, per quello che almeno sono le persone con cui ho parlato, il mondo con cui mi sono confrontato io, non ha funzionato. Una caccia che si chiude alle 9.05 di mattina, alle 9.10 una preapertura, a fronte del fatto che magari su un territorio si inizi prima perché piove o non piove, piuttosto che in un altro, una disomogeneità territoriale. Ma ripeto, credo che quello che sulla preapertura vada rivisto era capire prima se... Sì, sì, chiarissimo. Dico che si poteva vedere prima se fare la preapertura o meno, e vengo alla conclusione, al di là del fatto che il calendario venatorio in commissione è stato votato all'unanimità, quindi sulla bontà del calendario venatorio in sé credo che lo spazio di discussione sia limitato, perché maggioranza e minoranza in commissione l'hanno votato, il 15 giugno l'hanno votato. E la questione diversa è che probabilmente, e questo poi si vede anche quello che è successo l'altro giorno, è che probabilmente non c'è tutta questa unità di intenti da parte del Consiglio, una parte del Consiglio con la Giunta, di lavorare insieme. C'è chi vuole la preapertura, chi non la vuole, chi chiede delle cose, chi ne chiede altre, e gioco forza il fatto che un partito importante con rappresentanti importanti come la Lega spesso vada in contrasto con l'assessore, vicepresidente, con la delega specifica, ma che di un altro partito che è di Forza Italia, e credo che abbia prodotto dei risultati che purtroppo, a mio avviso, sono questi.